parete con il sinistro, tiro parata, la parata stracoscia, la parata, clamoroso, tutti perché finisce qui, e la Lazio sbanca lo Stadium, Juventus 1, Lazio 2, rete, ha segnato la Lazio, ha segnato Ciro Immobile, la Lazio, con il cross che parte, salta Milinkovic, è Immobile, raddoppia, ancora, per la Lazio, Milinkovic-Savic, no, avevamo visto giusto, in una prima occasione, i due sono molto simili, stacco imperioso di Milinkovic-Savic, pallone sotto la traversa, e 2-0 in favore, attenzione, Lukaku in aria, il traversone lì, rete, ha segnato la Lazio, il terzo gol della Lazio, al 48esimo, a 60 secondi dal termine, ha segnato nuovamente la Lazio, la fuga di Lukaku che si è bevuto letteralmente le sciglio, è andato a mettere un pallone in mezzo dalla cortissima distanza, è arrivato la deviazione di Vicente, non sappiamo dirvi di chi, sinceramente, anche perché adesso i giocatori della Lazio si stanno abbracciando per sotto la curva, ma insomma un gol forse di Murgia, Murgia, il giovane Murgia, quale soddisfazione più grande per un ragazzo che arriva dalla primavera, che arriva dalle formazioni giovanili, andare a mettere questo pallone in porta. Parte Immobile, tiro a rete, la Lazio in vantaggio, ancora Immobile, 2-0, 2-0 per la Lazio al 41esimo, sempre lui, segna sempre lui, Bastos, 3-0, esattamente al quarto minuto della ripresa, sul calcio di punizione dalla sinistra, battuto da Luis Alberto, è intervenuto al volo l'angolano che non ha lasciato scampo a Crosta, Lazio 3, Cagliari 0. Ci sono 1700 sostenitori biancocelesti e per la prima volta nella storia di questo stadio il settore ospiti è completamente esaurito. Caicedo, il pallone termina, vediamo un po' il gol, pareggio immediato della Lazio, spagnolo Luis Alberto, poi Radu, filtrante per Caicedo, forse regolare la posizione, Milinkovic, la Lazio in vantaggio, grandissima punizione calciata da Luis Alberto sotto all'incrocio del calcio d'angolo, ancora per la Lazio, una partita bene, rete, la Lazio passa in vantaggio con un colpo di testa di De Vrij, 3-1 della Lazio, ancora Luis Alberto proprio per Marusic, colpo di testa, Caicedo, rete, rete, la Lazio in vantaggio con il primo, palla Immobile, la piazza, sempre lui, segna sempre lui, Ciro Immobile, 2-0, parte Luis Alberto, mischia in aria, pallone che resta lì, tiro in rete, il pareggio della Lazio in mischia, risolto con un'azione dalle retrovie, credo di Milinkovic Savic che ha messo il pallone in porta, c'è il tentativo di intervento, Caicedo è solo, la mischia davanti al portiere e poi la pallone in porta, Caicedo, Caicedo porta in vantaggio al 90esimo la Lazio e destro di Immobile il gol, Lazio in vantaggio, battuto con un tiro forte alla destra, mezza altezza, vista Immobile, Luis Alberto, il tiro, il gol del 4-0, parte la conclusione, la parata e poi il gol di Bastos, vediamo cosa dice l'arbitro che la Lazio in vantaggio, attenzione però, errore clamorose con Immobile, Immobile, solo Immobile, il pallonetto e la palla in rete, il tiro e la palla in rete, Lazio in vantaggio al 24esimo minuto, Verona 0, Lazio 1, il gol di Immobile, Immobile non esce cordarsi, Immobile, Lukaku, all'indietro, Lunic entra in aria, poi preferisce il cross, colpo di testa, rete, ancora per Felipe Anderson, il brasiliano si mette in movimento, supera un avversario, entra in aria, tre su di lui, Felipe Anderson, Felipe Anderson, tocco, ancora in posizione centrale, tiro, 3-0 per la Lazio, azione di Felipe Anderson, è andato a segnare Lulic, e sta arrivando Lulic, area di rigore, Lulic, la conclusione da rete, la Lazio in vantaggio. Dagli studi di Radio Roma Fiorona, va ora in onda il Nido delle Aquile. La 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 la
Questo è il mito delle aquile. Radunai tutti in mezzo al campo. Signori, chi vuole andare può andare. Se rimaniamo, finito, non se ne parla più di questa cosa, basta. Terraneo, Marino, Gregucci, Podavini, Magno Cavallo, Acerbis, Pin, Caso, Poli, Mandelli, Fiorini. A disposizione Ielpo, Filisetti, Piscedda, Calisti, Camolese, Schillaci. Allenatore Eugenio Fascetti. Senza di loro non ci sarebbe stata la Lazio del domani. Loro sono gli eroi dei meno 9. Questo è il mito delle armi. Ed eccoci rientrati al Nido delle Aquile dopo questa bella sigla. Un ringraziamento a Gianfranco Desideri per la sua conduzione, ma soprattutto poi di questi pezzi, di questi file che ci fornisce, che comunque sono belli, ricordando sempre che non siamo professionisti del settore. Fornire una sigla del genere io penso che non è da tutti, quindi un ringraziamento caloroso a Gianfranco, che presto ritornerà a timone di questa banda di pazzi. Quindi un saluto a Gianfranco Desideri e lo ritroveremo lunedì prossimo negli studi di Via Nomentana, dove ha sede il Nido delle Aquile, puntata del 7 maggio 2018, 21 e 38. Antonio, abbiamo il primo collegamento di serata. Sì, torniamo a parlare della polisportiva, in particolar modo della sezione dell'atletica leggera, e abbiamo qui il piacere di avere Giovanni Carrara. Buonasera. Sì, buonasera a tutti e grazie dell'invito, con molto piacere partecipo alla vostra trasmissione. Grazie a te soprattutto. E volevo iniziare subito con questa iniziativa lodevole che ormai si protrae da un po' di tempo, che però diciamo magari non tutti conoscono, ovvero di quella della manutenzione di Piazza della Libertà, dove comunque ha avuto poi origine tutta questa bella storia riguardante la Lazio e tutte le sue sezioni. Se ci vuoi spiegare un po' come è nata, come si articola e diciamo un po' tutte le sfaccettature di questa iniziativa lodevole. Certo, e abbiamo iniziato il terzo anno. Noi come sezione Lazio Atletica Leggera abbiamo preso in adozione dal Comune di Roma i giardini della piazza, e proprio perché innanzitutto Piazza della Libertà rappresenta per noi laziali veramente il punto dove tutto è nato, e quindi era come un po' tutta Roma in questo momento, da qualche anno che stavo avendo difficoltà, e quindi la manutenzione lascia un po' a desiderare. Non potevamo vedere la nostra piazza ridotta a uno stato di degrado proprio pesante, quindi abbiamo deciso, diamoci una mossa, l'abbiamo presa in adozione, quindi stiamo portando avanti un progetto impegnativo che ci vede coinvolti noi come tesserati della Lazio Atletica Leggera, ma tutti quanti gli amici laziali, a partecipare durante fine settimana e anche durante le settimane alla manutenzione. È un progetto importante anche di lungo periodo, perché abbiamo tante idee, oltre adesso alla manutenzione del verde, allo spalcio dell'erba, al svuotamento dei cestini, ma ci abbiamo tantissime idee. E diciamo la ciliegina sulla torta sarebbe quella di posizionare sulla piazza la statua del fondatore Luigi Biggiarelli. Questo è un sogno, ma ci stiamo lavorando e contiamo, non dico a brevissimo, ma comunque da qui a, dico una data indicativa, un paio d'anni, di riuscire a farcela. Insomma, sarebbe bello, perché credo che poche altre squadre che dal mondo possano avere una tracciabilità delle loro origini. Noi sappiamo chi ci ha fondato, sappiamo come siamo nati, esattamente in che giorno, cioè i cugini questa cosa non sanno neanche quando sono nati per noi, cioè, ma al di là di questo, che voglio dire, rientra un po' anche nello sfottò e nel, però bello, sarebbe bello, perché grazie a Luigi Bigelli e poi agli altri 8 ragazzi che
possiamo vivere oggi queste emozioni legate al calcio, ma legato anche a tutti gli sport che ruotano intorno alla polisportiva, insomma. In questa iniziativa c'è la possibilità di coinvolgere anche l'amministrazione, senza entrare naturalmente nella politica? No, certo, guarda, quello che abbiamo notato, questo ci è servito un po' come esperienza, perché al di là adesso del chiaramente di simpatia, antipatia, destra, sinistra, Movimento 5 Stelle, però in prima persona questa esperienza anche minima, no, rispetto a quello che sono le complessità della gestione e l'amministrazione di una città come Roma, diciamo un po' a me personalmente ha portato a fare delle riflessioni dove la politica secondo me può fino a un certo punto, perché poi c'è l'apparato sottostante, cioè tutto il discorso burocratico che rallenta tantissimo, quindi qualsiasi cosa, ve ne dico una, la derattizzazione oppure sostituire Piazza della Libertà, la targa in marmo, insomma proprio della piazza dove sopra la gelateria si era rovinata, sì, si era crepata, c'era il rischio che potesse cadere, e lì si apre un mondo perché c'è l'ufficio XYZ, i vigili urbani, e poi ci sta l'AMA, e poi quindi c'è una tale burocrazia che rallenta in maniera allucinante qualsiasi cosa, ma anche posizionamento di un gazebo per fare una mattinata magari di beneficenza. Noi abbiamo messo un sabato, abbiamo creato un evento legato allo sport e salute, quindi è venuto il camper dell'Avis per la donazione del sangue, abbiamo chiamato i medici sportivi, è stata una cosa allucinante. Per assurdo è il politico che fa un po' tra virgolette da spinta commerciale a facilitare, mentre sotto c'è un apparato burocratico che si spiazza. No, sì. Quello che conosciamo, insomma. No. Sì. Quindi la politica può poco. Devo dire, poi c'è un rimbalzo adesso tra municipio e amministrazione, però noi andiamo avanti, sappiamo bene che poi queste cose, ahimè, non dovrebbero essere così, però andiamo avanti, sapevamo già dall'inizio che sarebbe stato un progetto difficile, però ci prendiamo tante piccole soddisfazioni. Ne cito una tra tutte: oggi mi è arrivato di rimbalzo un messaggio di un'amica dove dice, ah, Giovanni, ti mando un messaggio molto carino di una sua amica che scriveva appunto, ah, mi ha fatto grandissimo piacere vedere domenica o sabato, adesso non ricordo, i giardini pieni di gente, ragazzini che mangiavano il gelato, gente che si sdraiava sul prato, perché in effetti girando adesso per Roma, anche nei parchi, nei posti più belli, c'è un po' di degrado, lì effettivamente noi nel nostro micro piccolo giardino però riusciamo a far sì che possa diventare anche un momento di un piccolo posto dove uno possa sedersi su una panchina e non stare nei cumuli di rifiuti. Ecco, questo ci fa piacere, molto piacere, sono soddisfazioni piccole ma chiare, insomma, che ci fanno molto piacere. Allora, diciamo che approfittiamo di questo spazio per coinvolgere ancora di più i laziali, perché diciamo la piazza tra virgolette è la nostra, almeno per quanto riguarda la storia, quindi ribadiamo l'appuntamento che sarà sabato 12 dalle 9 in